Ciao ragazzi, come vedete sono abbastanza sudata perché ho fatto un mio allenamento corto, un allenamento di scarico con qualche allungo finale, ma vorrei aggiungere a questo allenamento, vorrei che lo faceste anche voi per migliorare la vostra tecnica di corsa, alcuni esercizi che vi aiuteranno nel ricercare il movimento giusto, non perfetto perché nemmeno io posso dirvelo. Detto questo, questi esercizi, che sono tre, sostanzialmente tre, partono da un presupposto base, e cioè che la corsa non è uno sport statico, per cui gli esercizi che noi andiamo a fare non sono degli esercizi che mirano a ingrandire il nostro apparato muscolare, ma a ricercare il movimento perfetto. Infatti ci sono degli esercizi dinamici che vanno fatti in modo dinamico e degli esercizi statici che vanno fatti nel modo statico. Vi faccio un esempio. Nella corsa muoviamo due grandi parti del nostro corpo, le braccia e le gambe. Gli esercizi per braccia e gambe devono ricercare il movimento perfetto di braccia e gambe nella corsa. E poi utilizziamo un altro punto del nostro corpo, gli addominali. Gli addominali nella corsa sono degli addominali profondi, quindi è inutile che la tartaruga ci piace, per carità, la tartaruga ci piace, anzi, mi piacerebbe molto. Ma quello che serve nella corsa è trovare la posizione, la postura perfetta. Quindi far sì che gli addominali mantengano la posizione perfetta. Sono tre esercizi semplicissimi che vanno fatti in modo molto accurato e che vi mostrerò. Vi serviranno due cose, a parte le vostre gambe. Due bottigliette d'acqua da 500 ml, non di birra perché poi le useremo e scoppiano, e una panchina come questa che, come vedete, non ha uno schienale, perché ci servirà per fare il primo esercizio, che è l'esercizio delle braccia. Andiamo! Dedichiamo il primo esercizio alle braccia. È un esercizio facilissimo, vi servono le due bottigliette e la panca. Vi mettete di lato sulla panca, pancia in dentro, provateci almeno, le bottigliette nelle vostre mani e iniziate a fare il movimento giusto, il movimento giusto del braccio. Allora, quante persone avete visto correre così? Così. Quante persone avete visto correre così? Quante persone avete visto correre con le braccia ferme? Tantissime. Il movimento giusto del braccio, e se guardate chi corre i 100 metri lo vedete perfettamente, molto meglio che da me, però noi siamo persone normali, è questo: il braccio in avanti va in avanti, chiude, va indietro e apre, ok? Per cui il movimento giusto è questo. Gomiti attaccati. Cosa vi servono le bottigliette? Le bottigliette, facilissime, servono perché hanno un peso di 500 grammi. Non vi servono per fare muscolo, perché con 500 grammi non fate muscolo, ma vi servono per condurre il movimento e aiutarvi a compiere tutto il movimento perfetto. Fate questo esercizio 1/2 minuti, non avrete male alle braccia, ma ve lo ricorderete quando correrete, soprattutto nelle salite. Scommettiamo? Il secondo esercizio invece va a lavorare su quelli che vi ho detto prima sono gli addominali profondi. In questo caso, provate a pensarci, nella corsa l'addominale deve essere tenuto bello saldo, per cui in questo tipo di esercizi è meglio lavorare su un esercizio statico. E indovinate cosa facciamo? Ma certo, loro, i plank. Il plank è un esercizio isometrico, significa che stiamo fermi in una posizione. Quanto siamo in plank dipende, possiamo iniziare da 30 secondi fino ad arrivare agli 8 minuti volendo. Noi iniziamo a fare 3 plank da 30 secondi. Come si fa? Ve lo spiego. Allora, voi prendete la vostra panca, vi mettete supini, cioè a pancia in giù sulla panca, e alzandovi con le mani a squadra, alzate il sedere, mantenete in linea tutto il corpo e mantenete la posizione. Mi raccomando, due cose: uno, non andate giù di sedere, quindi non spanciate in avanti, e soprattutto mantenete il collo bello dritto. Andiamo? Andiamo! Allora, siamo arrivati al terzo esercizio. Cosa mancano? Le gambe, ovviamente. È vero che abbiamo già corso, ma questo è un esercizio
sempre utile per tutti gli sport. Lo conoscete tutti, si chiama squat. Ma invece che fare uno squat normale, e quindi abbassarci seduti e stare fermi lì e andare semplicemente su e giù, faremo uno squat saltato, che non è uno squat jump, quelli che si fanno in palestra che devi saltare qualcosa. Semplicemente cerchiamo nel nostro squat di fare delle piccole serie di 5 squat saltando, andando avanti, saltando, andando avanti, saltando, andando avanti. Questo serve perché la corsa appunto è un movimento di traslazione verso l'avanti, per cui tutti quei movimenti che servono ad andare avanti sono più utili rispetto a quelli che servono a stare fermi, capito? Allora, faremo 4 serie, solo 4, se volete farne di più, bravi, di 5 salti. Aspetta, è più chiaro se ve li chiamo le rane? Facciamo i salti delle rane? Guardate, si fa così, è facilissimo. Dopo avrete le gambe assolutamente massacrate. 4 giri da 5 salti l'uno. Al quinto salto giriamo e torniamo indietro, giriamo, torniamo indietro, giriamo e torniamo indietro. Siamo arrivati alla fine del mini tutorial sugli esercizi di tecnica di corsa, che vi aiuteranno nella tecnica di corsa. Allora, sono esercizi che potete fare a casa, se poi vi prendono in giro i figli, mogli, mariti, chi se ne frega, il corridoio di casa per fare i salti a rana va benissimo, la panchina che trovate a casa va benissimo, una sedia va benissimo, le bottiglie d'acqua vanno benissimo, il plank lo fate per terra, non ditemi che non potete farlo, dura in tutto 15 minuti, una volta alla settimana e vedrete i risultati. We'll be right back.